Al via domenica le prime vaccinazioni per i medici. Domani la regione presenterà il piano vaccinale nei dettagli. Intanto dal direttore di malattie infettive un invito. Forse sarebbe il caso di vaccinare anche i giovani. Gli effetti del Covid iniziano a pesare anche negli studenti e in qualche istituto arrivano gli psicologi per parlare con i ragazzi. Il 31 dicembre scade la proroga degli sfratti, già 1000 persone si sono fatte avanti per chiedere un aiuto al comune per pagare gli affitti. Dicembre segna il picco in negativo per l'attività di ristorazione, anche per i bar gli ultimi 2 mesi sono stati da KO e qualcuno con il nuovo anno pensa di non riaprire. Suggestivo video della polizia per augurare il meglio ai vicentini in un momento di grandi difficoltà, dal 24 però controlli serrati nel rispetto delle misure previste dal decreto del governo. 4 mesi fa un pirata della strada aveva travolto e ucciso una 15enne, l'incidente è stato ricostruito qualche giorno fa proprio sul luogo dove la ragazzina era stata uccisa. Nel mese di ottobre, dopo una rissa, scattò il regolamento di conti. Le conseguenze di un pestaggio in 2 fasi sono una 20ina di denunce. Nei guai ragazzini, ma anche adulti.